precari. Stanno partendo per il posto di lavoro e hanno consentito di poter essere qui anche a noi, perché sia l'associazione dei familiari che assemblea 29 giugno c'è stato un incrociarsi di telefonate in questi giorni da parte di tutte le questure d'Italia per dire che qui noi non potevamo venire perché non avevamo l'autorizzazione. Quindi io ringrazio i Vigili del Fuoco per averci concesso questa possibilità di essere qui presenti oggi e dire no alla prescrizione. Se uno fa mente locale dice impossibile che i familiari delle vittime di Viareggio, che i cittadini che li sostengono non possano essere qui di fronte a Montecitorio per dire che è inaccettabile il fatto che alcuni reati fondamentali come incendio colposo possano andare in prescrizione di fronte a un'immane tragedia come quella di Viareggio del 29 giugno 2009. Dobbiamo sapere che alcuni reati legati alla legge, al decreto legge 81 del 2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono già stati prescritti e questo è un fatto gravissimo. Oggi incombe il problema della prescrizione su incendio colposo, lesioni gravi e gravissime. Solo a pensare che il motivo per cui hanno perso la vita le 32 persone bruciate vive quella notte, quel reato possa andare in prescrizione, credo che per ogni essere umano normale la cosa sia inaccettabile e da respingere fino in fondo. Per questo motivo noi oggi siamo qui per dire no alla prescrizione. Parleranno poi altri familiari, altri cittadini, perché noi da 6 anni stiamo conducendo questa battaglia a sostegno incondizionato dei familiari che rivendicano sicurezza, verità e giustizia. Noi non vogliamo che questa strage ferroviaria del 29 giugno rimanga impunita, non vogliamo che sia dimenticata e faremo di tutto, anche attraverso le ali giudiziarie, che abbia giustizia, per quanto ne possano avere le 32 vittime che non ci sono più, perché noi pensiamo che la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sia un bene inalienabile e irriducibile e non possiamo accettare logiche di profitto che subordinano salute, sicurezza e il diritto alla vita. La salute e la sicurezza non possono essere monetizzate, non devono essere delegate ad altri che non siano lavoratori, in questo caso cittadini, e ovviamente non possono essere subordinate a nessuna norma, a nessun contratto, a nessuna legge. La salute e la sicurezza sono il diritto alla vita per i lavoratori e cittadini, perché dobbiamo sapere che il disastro ferroviario di Viareggio, trasformato in una strage con 32 vittime, ha avuto la tragica novità il 29 giugno che non solo come in precedenti incidenti ferroviari siano morti lavoratori delle ferrovie e viaggiatori. Il 29 giugno 2009 hanno perso la vita 32 persone, bambini, ragazze, uomini e donne che stavano riposando nelle proprie abitazioni pensando che quello fosse il posto più sicuro della propria esistenza. E allora per questo noi rivendichiamo sicurezza per i ferrovieri, per i viaggiatori, per i lavoratori delle ditte e da quel 29 giugno per tutti i cittadini. Non possiamo accettare che treni bomba come quello che ha causato questa strage possano circolare in quelle condizioni. Per questo noi rivendichiamo la sicurezza e nelle settimane successive alla strage ferroviaria di Viareggio abbiamo raccolto 10.000 firme, sono qui, ognuno le può vedere, per chiedere le dimissioni di Mario Moretti, allora amministratore delegato delle ferrovie. Mauro Moretti è stato insignito nel 2010, a un anno dalla strage, cavaliere del lavoro dall'allora presidente Napolitano, che in 9 anni, parlando di settennato, mai ha voluto incontrare familiari della strage ferroviaria. Mauro Moretti è stato di nuovo rinominato amministratore delegato dal governo Berlusconi nel 2010, è stato rinominato amministratore delegato delle ferrovie dal governo
governo Letta nel 2013 a pochi giorni di rinvio a giudizio ed è stato promosso un anno fa dal governo Renzi. Moretti guadagnava quasi 900.000 euro solo dalle ferrovie. Oggi Moretti, come amministratore delegato di Finmeccanica, guadagna 2.300.000 euro a stagione. Poche settimane fa, questo signore ha svenduto anche la Breda di Pistoia e ha ottenuto un bonus di 797.000 euro. Questo per dire che questo signore, che è imputato in una strage come quella di Viareggio, assieme a tutto il gruppo dirigente e quindi all'attuale amministratore Lia, che ha voluto Moretti che fosse lui a sostituirlo, a Soprano, indagato anche per aver ridotto il personale di macchina, e a tutti gli altri dirigenti, oggi siedono ai loro posti e addirittura sono stati promossi. Noi chiediamo che ci siano le dimissioni per queste persone, sono in aziende pubbliche e non possono continuare essendo imputati di un processo dove ci sono state 32 vittime con accuse gravissime, di continuare con retribuzioni da capogiro a stare su quelle poltrone. Dimissioni immediate di questi cavalieri, di questi signori, di questi dirigenti. Questo vuol dire fare giustizia, devono essere sospesi dalle loro responsabilità. E invece questi signori cosa hanno fatto in questi anni? Hanno licenziato i ferrovieri che si battevano per la sicurezza. Per questo sono stati premiati e per questo noi siamo qui a protestare, anche a rivendicare sia la prescrizione, sia la sicurezza, verità, sia la sicurezza pubblica, sia quella pubblica. Noi li pensiamo inaccettabili. Io concludo qui il mio intervento, il microfono aperto, ognuno può intervenire, solidarizzare coi familiari, con altre stragi presenti che sono qui, come la Moby Prince di Livorno. Moby, se ce lo, Loris ce lo ricorda sempre, ci dice: due città di mare, Viareggio e Livorno, che hanno visto in due disastri, il Moby Prince il 29 giugno 2009, 172 persone bruciate vive. E sul Moby Prince ci sono 140 vittime e zero colpevoli. Noi non possiamo accettare che certi reati come quelli per Viareggio vadano in prescrizione o certi processi come quello di Livorno. Noi diciamo che il dolore non va in prescrizione e ci batteremo fino in fondo su questa battaglia per la sicurezza, verità e giustizia. Come hanno detto i familiari delle vittime, lo hanno scritto anche nel volantino che stiamo distribuendo oggi, nella ricerca della verità, in queste battaglie si possono commettere due errori: non iniziarle o non andare fino in fondo. Noi il primo errore non l'abbiamo commesso perché questa battaglia l'abbiamo iniziata 6 anni fa, ma non commetteremo neanche il secondo perché andremo fino in fondo, perché per le vittime di Viareggio, le vittime del Moby Prince e di tutte le altre stragi in questo paese dimenticate e impunite ci sia verità e giustizia e soprattutto ci sia quella sicurezza che debba impedire assolutamente che vi siano vittime innocenti in stragi come queste.